Grazie Presidente, non vedo perché invertire l'ordine degli interventi, però non fa nulla. Però Quagliariello deve pagarmi i diritti d'autore, perché prima gli do le idee e poi dopo lui le sviluppa. Però torniamo al merito. Io Presidente sono fermamente favorevole al voto della pregiudiziale. È evidente, come emerso nella prima commissione, che l'articolo 5 e l'articolo 10 sono completamente incostituzionali, al punto che il sottosegretario Chiavaroli si sarebbe fatta carico di trasferire al ministro Boschi questa esigenza di dover stracciare o modificare i due articoli in oggetto, cosa che è stata respinta con perdite, perché la Boschi avrebbe risposto: si vota con la fiducia perché il testo deve rimanere tale. È molto rigida ultimamente la ministra Boschi, forse perché non l'hanno portata alla Casa Bianca, però anche stavolta la prego, ha risposto di no. Calderoli, resti al merito. Perché dico che questo deve essere fermato con la pregiudiziale? Perché tutto quello che noi stiamo facendo in questo periodo è teso e finalizzato solo allo svolgimento e all'esito favorevole del referendum. Il Senato non fa nulla di divisivo, l'ho già detto. Si fa una legge di stabilità perché è obbligatoria, distribuendo prebende a tutti pur di raccogliere consenso, già sapendo che arriverà la lettera di richiamo dell'Europa, ma il cui effetto si produrrà a babbo morto, cioè dopo che si è votato il 4, però per potervi arrivare bisogna che il referendum si possa svolgere, ovvero che abbia avuto il passaggio in Cassazione dal Presidente della Repubblica e l'esame da parte dei ricorrenti presso la giustizia amministrativa. Casualmente all'articolo 5 e all'articolo 10 vi sono i posticipi dei pensionamenti dei vertici apicali della Cassazione, del Consiglio di Stato. Allora qualche dubbio sulla coincidenza di questi passaggi francamente ce l'ho. Chi ha dichiarato, come ricordava il collega prima, l'ammissibilità dei quesiti referendari in Cassazione, cioè proprio quelli che usufruirebbero del posticipo del pensionamento? A chi oggi è rivolto il quesito se il quesito sia o meno ammissibile? Alla giustizia amministrativa, cioè al TAR, e poi dopo eventualmente andrà al Consiglio di Stato. Questo quesito era ed è completamente inammissibile, non tanto perché fuorvia la volontà dell'elettore, ma perché per tabulas il Senato, com'era e come sarà, è un organo costituzionale obbligatorio, e quindi la legge elettorale che andrà a eleggerlo è una legge costituzionalmente obbligatoria. Per tabulas, ormai lo sanno anche gli asini, con la norma transitoria, il primo comma dell'articolo 39, noi non siamo in grado di eleggere nessun senato, perché qualche genio ha scritto che per la lista il consigliere regionale voterà per una lista di consiglieri e del senato e di sindaci. Però si dice anche quella lista che prenderà più voti, cioè il vincente, ha il diritto di optare nella scelta fra il consigliere e il sindaco. Peccato che ci sia, dimenticati, che ci siano 10 regioni che hanno solo 2 senatori e che in alcune, e abbiamo già fatto le simulazioni, tutti e due gli esponenti andranno alla maggioranza. Se quella maggioranza che ha vinto opta per il sindaco, in quella regione avrai 2 consiglieri e non avrai il sindaco, e quindi 75 consiglieri e 20 sindaci, quindi il contrario di quello che è scritto a livello dell'articolo 2. Poi ci si dimentica che non abbiamo messo neanche che il numero dei senatori non c'è nell'articolo 39, non c'è il numero minimo e massimo dei candidati, non c'è scritto se la stessa lista è di consigliere o di sindaci o debbono essere 2. Ma sono ancora più perplesso rispetto al fatto che qualcuno dice: facciamo in fretta una legge a regime. Peggio mi sento, perché in base all'articolo 2 non è scrivibile una legge elettorale per l'elezione del Senato, perché tu non puoi scrivere che lo devi eleggere col sistema proporzionale
e quindi l'attribuzione dei seggi in funzione dei voti espressi, cioè la proporzionalità, e della composizione del Consiglio. No, la proporzionalità è una cosa, la composizione del Consiglio viene da un sistema maggioritario, perché tranne una regione tutte hanno una legge elettorale maggioritaria. Quindi tu non puoi scrivere una legge che ti dice a destra e a sinistra e poi anche sopra, perché abbiamo avuto la genialata di scrivere quella storia che in base al censimento della popolazione in 10 regioni ci saranno solo 2 senatori. Allora, qualcuno mi vuole spiegare come fa a essere proporzionale l'attribuzione di quei 2 senatori? O tutte, ci sono 2 liste, ciascuna prende il 50% e ne dai uno all'altro, oppure se attribuisci 2 alla maggioranza è una compressione della rappresentatività delle opposizioni, oppure se ne dai uno a uno e uno all'altro è compresso la rappresentatività e la proporzionalità di quello della maggioranza. E in più, per volerci sciacquare la bocca con qualcosa che passa sempre, e promuovere l'equilibrio di genere. Allora, cioè, mi spiegate quei 2 come devono essere fatti? Metà sindaci, metà consiglieri regionali, metà uomo e metà donna, perché alla fine non è possibile. Allora, noi sappiamo benissimo che per poter scrivere una legge elettorale il numero deve essere portato a 3. Allora facciamo un bel decreto che dà qualche premio anche a qualcun altro, che forse triplicherà, oltre che i pani che i pesci, anche i senatori. Grazie.